interviene Marcello Pesarini, diretto Migranti. Buongiorno a tutti. Ci sono moltissime facce che conosco, è solo un peccato che ero abituato che ci vedevamo anche alle manifestazioni. Allora volevo fare un patto, siccome abbiamo lavorato assieme con molti e con più di uno ci siamo stati bene, ci siamo anche litigati, perché se non si fa non si costruisce. Allora facciamo un patto che continuiamo a discutere, a lottare, a avere opinioni diverse tutte in questa direzione, e che lavoriamo per ritornare a fare assieme le manifestazioni. E il tema, lo dico già fin da adesso, è stato già detto, sarà il lavoro, perché se ci sarà lavoro ci sarà uno sviluppo vero, non per la ricchezza, in Italia. Vedrete che trascineremo dietro anche le altre cose di cui abbiamo parlato adesso, altrimenti come concessione, quando siamo in tempi bui, non ce la darà nessuno. Io volevo dire qualcosina, perché la storia è importante, la storia non è sui libri, la storia è una cosa vera, di quello che abbiamo fatto come tante associazioni che oggi qui sono state riprese sotto il nome Rete Migranti. Rete Migranti non è un'associazione, è un nome che ci eravamo dati per fare assieme delle lotte. È un po' che come Rete Migranti praticamente non aggreghiamo più in una certa maniera, però anche qui c'è un patto per riprendere. Io farò brevissimamente un pochettino di storia di questi ultimi anni, perché alle volte mi dispiace che ci sono situazioni in cui sembra che lo Ius Soli si scopra adesso, il voto si scopra adesso, e si scoprono adesso anche altri problemi, perché magari c'è un politico che non è neanche molto convinto delle nostre stesse idee, che però lo propone. Nel 2002 avevamo deciso, sull'onda della rete antirazzista nazionale del 97, di riprendere sulle battaglie che già quella volta erano state portate avanti per il voto, per la cittadinanza, e chi si ricorda, qualcuno se lo ricorda, per la cittadinanza europea, perché si era detto che la cittadinanza italiana era limitativa. Ci faccio un brevissimo racconto. Eravamo noi il 3 marzo del 2004 a Corridonia a protestare contro l'apertura del CPT. Qui nelle Marche ci hanno provato, ma ancora non sono riusciti ad aprire quei centri. Eravamo noi qui da Ancona, tante associazioni, tanti sindacati, davanti alla questura a chiedere dei miglioramenti per i permessi di soggiorno, per i ricongiungimenti, perché non si riusciva ad andare in ferie quando ancora le fabbriche non chiudevano. Se vi ricordate, eravamo in tanti anche quella volta e abbiamo fatto un protocollo per Ancona significativo. Eravamo noi nel 2005 a proporre addirittura il decentramento amministrativo, cioè che le pratiche non passassero più dalla questura ma venissero in qualche modo delegate a una specie di municipalizzata dei comuni. Questa è stata una cosa che è stata fermata anche dall'applicativo della Bossi Fini. Eravamo quelli lì il 7 luglio del 2007 a fare la manifestazione, c'era Kourosh, se mi ricordo bene, Diritti senza confini, sui permessi di soggiorno e sui ricongiungimenti, circa 1000 fra immigrati e italiani, meno quelli italiani. Eravamo noi nel 2008 circa 4000 a fare la marcia della convivenza, in cui si diceva partiamo dal piano, il quartiere dove c'è quasi la metà di immigrati, e attraversando gli archi andiamo fino a Piazza della Prefettura per unire le due Ancone, quella diciamo un po' più proletaria e quella lì un po' più signorile, unite non solo sulla protesta ma anche su questa proposta. E ci fu un grande sgrullone che interruppe la manifestazione, una gran pioggia, ci fermammo, forse fu anche un po' un segnale. Dopo di quella volta lì abbiamo rallentato, qualcosa è successo, è bene dircelo. Nel 2009 a protestare contro il pacchetto di sicurezza il sindaco disse in effetti per Ancona e ad Ancona non ci saranno ronde, c'è stato qualche ridicolo tentativo della Lega, me lo ricordo ancora, è andato come è andato, perché casomai, come dicevo, molti immigrati al piano la facciamo noi le ronde per difenderci da quelli che magari ci rigano le macchine o altre cose che ho sentito dire in alcuni interventi molto intelligenti prima. Nel 2011 mi ha raccolto le firme. Adesso qualche riflessione che è mia, ma che la mettiamo insieme, qui l'età avanza, tocca togliere gli occhiali.
vabbè. Allora, intorno, ragazzi, è così, Io mi ricordo quando intorno ai primi anni 90 i popoli che venivano dal Mediterraneo ci hanno donato i primi quadri sindacali della CGIL. Mi ricordo la legge regionale numero 2 del 98, che aveva coinvolto quella volta veramente sindacati e associazioni, aveva dato le prime consulte e aveva dato delle parole d'ordine precise sulla sanità e sulla scolarizzazione. Su queste istituzioni sindacati assieme, nonostante Turco Napolitano e Bossi-Fini erano stati capaci di gestire molto bene il primo decreto flussi del 2002 e hanno creato delle reti di relazioni. Chi non ha avuto l'occasione, come ce l'ho avuto io, di contribuire a regolarizzare un immigrato? Poi sono passati i tempi e abbiamo avuto il cortocircuito con le istituzioni regionali, questo mi sento di ricordarlo, anche se c'è solo una consigliera, perché poi l'ho conosciuta da poco, qui presente, regionale, e anche con quelle comunali, e si è avvertito una prima volta con la legge 13 del 2009, che dopo un iter lungo, 3 anni, ci ha partorito una copia quasi brutta della legge precedente, che ha avuto solo 2 punti qualificanti e sono merito nostro, il no ai CPT e la garanzia della sanità, di cui dobbiamo ringraziare molte associazioni, fra cui la Senza Confini e l'Osservatorio delle Disuguaglianze. E l'intreccio di un processo che denuncio così ci porta di fronte alla difficoltà con i ricongiungimenti familiari all'epoca della certificazione dell'abitabilità nel 2009, quando sono state messe in alcuni comuni quelle tasse dai 500 fino a 1000 euro per la certificazione di sicurezza dell'abitazione, e abbiamo cominciato a perdere dei punti anche in molte città. Se ricordiamo che Ancona era stata fra le avanguardie nel dare il voto amministrativo nel 2007, cosa che ci è poi tornata indietro dalla Corte Costituzionale. Io spero che avvenga che l'istituzione regionale, che è attesa una revisione delle funzioni della consulta, che così non può più andare avanti, delle leggi sull'associazionismo altrettanto, fino a comprendere che non ci possono essere leggi sull'immigrazione senza il diritto di voto e senza la cittadinanza, molto più facile da ottenere come adesso. Ma come il sindacato ci ha insegnato, bisogna arricchirci di elementi, di alleanze che ci facciano resistere un minuto più dell'avversario. La democrazia non va concessa, l'ho detto prima a proposito del lavoro, ma conquistata a partire da rappresentanze come quelle che gli immigrati dovrebbero cominciare a darsi assieme agli studenti nelle scuole, perché il voto di democrazia è un voto di tutto il paese. Dobbiamo differenziare le risposte, dobbiamo riprendere anche uno studio sull'imprenditoria migrante e quello sull'imprenditoria delle donne migranti, che molto spesso ha dato delle risposte. Un bagno di umiltà lo dobbiamo fare tutti, interni e esterni al mondo del lavoro. In Italia non c'è nulla di certo delle conquiste che hanno accompagnato la nostra storia. L'unica certezza che abbiamo in questo momento è questa: le 2 migliori ministre che ci ha dato questo governo sono donne, e non sono neanche 2 italiane tipiche, una è tedesca e una viene dall'Africa. Qualcosa è cambiato.